Il Grifone non delude le attese della vigilia e vince il Palio Calcistico di Rione 2022, aggiudicandosi la prima edizione del trofeo in memoria di Egidio Seghi. Per il Rione Biancorosso si tratta del sesto successo nella competizione dal 1953, anno d'inizio della manifestazione. Il Grifone si è aggiudicato anche il primo trofeo Egidio Seghi, si è aggiudicato il suo allenatore il premio per il miglior allenatore, il portiere del Grifone ha preso anche il premio per il miglior portiere e il capocannoniere è stato assegnato al giocatore del Cervo Bianco. Siamo contenti perché siamo ripartiti dopo qualche anno che il Palio non c'era. E per me è l'ultimo, tra parentesi, quindi sono contento di aver vinto. Abbiamo inserito dei giovani nel gruppo, speriamo vada bene. Stai sudando Jacopo? L'importante era riportare intanto il Palio un Porto al Borgo, dai. L'importante è questo. E più che altro speriamo che un po' di gente venga, che il Palio possa andare avanti, non con le soste. Dai. Quanto sei deluso, Alberto? Abbiamo fatto una buona prestazione, comunque abbiamo tenuto testa. Mi dispiace perché abbiamo fallito l'ennesimo tentativo di essere il Rione con più vittorie, dato che siamo a pari con il Leone con 14 e riproveremo un'altra volta. Dobbiamo fare complimenti a questi ragazzi, diciamo che la prima finale è andata, ora venerdì aspettiamo la palla a volo e quindi speriamo di mettere ancora trofei in bacheca. È una bella partita, un bel ritorno allo stadio. Onore al Grifone, una squadra che ha meritato veramente la vittoria, ben impostata, quindi siamo ripartiti anche con il calcio, quindi molto bene il torneo dei Rioni.